La copertina del nuovo numero di Africa è dedicata a Terra Madre, la nuova mostra fotografica realizzata dalla nostra rivista. Pubblichiamo gli scatti di alcuni tra i più acclamati fotoreporter internazionali, immagini straordinarie che raccontano le sfide del clima, dell'ambiente, dell'energia e della sostenibilità, viste dal continente più fragile, resiliente e vitale. Sempre in tema di sostenibilità ambientale, vi segnaliamo l'articolo dedicato al saccheggio delle acque territoriali del Senegal e Mauritania, tra le più ricche e generose al mondo, ma il sovrasfruttamento dell'industria ittica, specie europea e cinese, ha provocato un drammatico crollo della disponibilità di pesce, da cui dipendono l'economia locale e la sopravvivenza di intere comunità. Parliamo poi del passato che perseguita i boschimani del Sudafrica. Durante i decenni dell'apartheid, migliaia di San furono impiegati dall'esercito del regime bianco per combattere i movimenti di liberazione dei neri. Con la fine della segregazione razziale si sono trovati isolati, disprezzati, stranieri in quella che un tempo era stata la loro terra. Vi raccontiamo l'eccezionale incontro avuto con un'eroina africana, attivista del Camerun, Alice Nkom, prima avvocata del suo paese che da anni difende gli omosessuali e denuncia i soprusi del potere. In Burkina Faso si è scatenata una corsa infernale all'oro, metallo prezioso che ha fatto moltiplicare le miniere illegali. Vi sveliamo come funzionano con il nostro reportage dall'ultimo Far West d'Africa. Abbiamo poi un servizio drammatico, parliamo di migranti, raccontando il viaggio infernale di migliaia di africani verso le Canarie. Un fotoreportage toccante mostra il viaggio pericoloso di chi lascia l'Africa occidentale e si avventura nell'oceano con il sogno dell'Europa. Purtroppo a centinaia annegano ogni anno nell'Atlantico. Irene Fornasiero e Christian Bobs ci conducono a bordo dei Matatu alla scoperta del colorato e vibrante mondo dei pulmini di Nairobi. Sono i più popolari e iconici mezzi di trasporto del Kenya, anarchici e irriverenti, originali e giovani, i Matatu hanno saputo reinventarsi e modernizzarsi per restare al passo coi tempi e rispondere alle minacce di chi avrebbe voluto fermarli. Ora che hanno passato indenni la prova più dura, la pandemia, sono tornati ad animare le strade di Nairobi. Abbiamo poi visitato le antiche piantagioni di tè sull'isola di Mauritius, che fin dall'epoca coloniale produce una varietà di tè tra le più pregiate al mondo, merito dei coltivatori che da secoli si tramandano i segreti della sua elaborazione. L'antropologo Alberto Salsa ci spiega quello che sappiamo e non sappiamo del CAT, conosciuta come la droga dei poveri, ha effetti stimolanti ed eccitanti, ma causa anche dipendenza, perdita del controllo, stordimento. In Somalia, Etiopia e Yemen è consumata alla luce del sole ogni giorno da milioni di persone e il suo commercio non conosce crisi. Elena Dac e Bruno Zanzottera hanno vissuto per giorni con i pastori Peul immigrati in Italia. Nei loro paesi di origine, Mali, Senegal, Chad, si dedicavano all'allevamento degli zebù dalle grandi corna. Oggi gestiscono la transumanza delle greggi di pecore tra le pianure del nord-est e gli alpeggi dolomitici, fornendo un sostegno fondamentale al settore agropastorale. Siamo stati nel Serengeti, Parco Nazionale della Tanzania, per documentare una speciale unità cinofila che contrasta l'attività dei bracconieri. Alle prese ogni giorno con missioni pericolose, vi facciamo conoscere questi cani dotati di un fiuto eccezionale, resistenti, audaci e soprattutto incorruttibili. Nella Repubblica Democratica del Congo, il Natale, per molti cristiani, cade in questi giorni. Si tratta dei milioni di seguaci della chiesa kimbanghista che celebrano la Natività il 25 di maggio. Vi raccontiamo questa insolita festa religiosa nel cuore dell'Africa. Pubblichiamo un'intervista sul colonialismo italiano allo storico Francesco Filippi e ci occupiamo anche di architettura e urbanistica con Federico Monica, che ci racconta la favola vera di Diébédo Francis Kéré, pioniere dell'architettura sostenibile, e ci parla delle piazze africane, concepite come simboli e monumenti del potere, spesso immensi ed isolati spazi d'asfalto, ma fu sempre spazi conquistati dalla gente. E infine abbiamo le consuete rubriche sui libri, glamour, arte, viaggi, cucina, solidarietà, senza dimenticare le rubriche dei nostri editorialisti Marco Aime, Mario Giro, Marta Sasci, Federico Monica, Walder Hull, Kelati Dirar e Meraf Villani. Non perdete questo numero della rivista Africa, acquistate una copia online o abbonatevi approfittando delle promozioni in corso.